Buongiorno signora, lei è? Florence. Florence, ti va di raccontarci la tua storia? Cosa ti è successo? Per iniziare sono stata lasciata senza secchi e a tutt'oggi sono costretta a tenere la spazzatura per terra in cuscine e a comprarmi le buste. Questo perché non ero a casa al momento della consegna, in quanto mi trovavo al lavoro. E da parte dell'incaricato della ditta edilizia non mi è stato lasciato né avviso né informazioni. Il mio handicap fisico mi consente molto meno possibilità rispetto a una persona normale di spostarsi. Così ho rintracciato il numero verde per chiedere informazioni. Sono stata più di una settimana a chiamare, anche in diversi orari, ma non ho ottenuto nessuna risposta. Mi sono dunque rimboccato le maniche e oltre a comprarmi le buste, mi sono fatto fotocopie del calendario della guida, a mie spese. Infine, presso amicizie e conoscenze, mi sono fatto dare l'indirizzo del deposito. E quando mi ci sono recato, la cosa più drammatica di tutta questa situazione è stato vedere il deposito edilizio completamente vuoto. Non c'era nessuno che mi potesse accogliere e al quale chiedere informazioni. Soltanto secchie buste lasciate incustodite, tanto che qualsiasi persona poteva entrarci e prenderli. Oggi com'è la sua situazione? È migliorata? Cosa vuole chiedere al comune? A più di un mese dall'inizio della differenziata, ancora non ho i secchi nelle buste, che ovviamente provvedo a comprarmi. Chiedo al comune di darmi la possibilità di poter fare la raccolta differenziata. È un mio diritto e dovere. Grazie Florence, ti ringrazio a nome di tutte le vitamine K per il coraggio che hai dimostrato e a nome di tutte quelle persone che si ritrovano nella tua stessa situazione ma che non hanno il coraggio di testimoniare il loro disagio. Prego. Florence, un'ultima domanda. Ci autorizzi a rendere pubblico questo video? Certo. Grazie.